Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Allora, voi avete appena giocato? Sì. Com'è andata? Bene. Abbastanza bene. Bene. Allora, raccontatemi un po' il viaggio. Intanto, che squadra siete? Sì. Perfetto. E com'è andato il viaggio ieri? Cosa avete fatto ieri pomeriggio, ieri sera? Abbiamo fatto il viaggio lungo. Sì. Poi siamo andati in un ristorante. No, poi siamo andati in hotel a farci le docce, a prepararci. Poi abbiamo visto la partita di calcio. Che era Spagna-Italia. Sì, esatto. Al mare. E poi quando è finita la serata, un gruppo è ritornato in hotel a dormire e un altro si è infiltrato in un bar a ballare. Bene. Allora, a parte gli scherzi, quanti anni è che venite qua? 4 anni, mi sembra. 4 anni. Sempre il solito divertimento? Il primo anno? Grandi. Sempre il solito divertimento? Certo. Le amicizie nuove? Emozioni. Ok. Abbiamo ragazzine più giovani, che è quello che... Che è la forza. Bravissimo, perfetto. Allora, sentite, ora passo vicino a voi, mi dite soltanto il vostro nome e un saluto alla WISP, ok? Come? Un saluto e il vostro nome. Allora, te sei? Francesco. Ok, grazie mille. Io sono Giacomo. Alessio. Maria Stella, ciao. Virginia, ciao. Ciao, bella. Sono Cesarino. Eccomi. Roberta, ciao. Isabella. Chiara, ciao. Ok, e adesso fate il saluto come se foste in campo. Pronti? Lanciamo anche la palla, che vogliamo. 1, 2, 3. Buongiorno ragazzi. Ciao. Benvenuti. Ciao. Allora, avete appena finito di giocare? Sì. Allora, chi è il capitano della squadra? Io. Ciao. Domanda, nome della squadra per favore. Fuori posto. Quanti anni ha che venite qua? Ma giochiamo da un annetto tutti quanti. Ok. E questa oggi è la prima vostra esperienza qua? Sì. Vi state divertendo? Sì. Sentite, cosa avete fatto durante la giornata di ieri, oggi che abbiamo giocato naturalmente? Chi vuol parlare? Io per l'inizio. Sì. Poi sono andati a mangiare la cena bene. Fronte mare per la WISP. Sì. Ok, con la WISP. Sì. Abbiamo mangiato bene, siamo divertiti. C'era la nazionale che giocava. Vero. È andata benissimo. Infatti aspettiamo la prossima partita. Vabbè, ci rifaremo. Bravo. Allora ragazzi, vi chiedo ora gentilmente, passo uno a uno, mi dite il vostro nome. Allora iniziamo pure da te. Io sono Manuela. Che ruolo fai? La dell'attrice. Grande. Ecco il capitano. Sono Daniel capitano. Perfetto. E che ruolo vai? Dipende, solitamente davanti a schiacciare. Ok, attaccante quindi. Attaccante. Perfetto, ti ringrazio. Grazie. Ciao, io sono Fabrizio e il mio ruolo è la battuta. Ok. Anche il ruolo del battitore è un ruolo importantissimo. Sì. Ti ringrazio. Ciao. Ciao, io sono Margherita, presidente e allenatrice seconda. Ok. E il ruolo che svolgi nella... Ruolo? Tanti ruoli. Alzatore, centrale, banda, centrale, fuori mano. Centrale. Ti ringrazio. Eccoci. Ciao. Sono Fabio. Sì? E faccio di solito inizio la partita come alzatore. Ok, ti ringrazio Fabio. Ciao, io sono Luca. Sì? E invece io inizio la partita sempre come attaccante. Perfetto, quindi nelle zone 2? Sì, esatto. O 3 o 4. Grazie. Ti ringrazio a te. Ciao. Ciao, io sono Gianmarco. Come lui è abbastanza versatile. Sì, in effetti siamo abbastanza un po' più altini, quindi è giusto. Ok.
E quindi diciamo che copri tutti i ruoli. Perfetto. Ragazzi, un in bocca al lupo. Grazie. La WISP vi ringrazia di cuore. Grazie. E ci vediamo stasera. Grazie ragazzi. Buongiorno ragazzi, ciao. Ben trovati. Allora, come state? È un anno che è un annetto che non ci vediamo, ci sono dei new entry. Eh? Allora, raccontatevi un po' l'esperienza di oggi, la partita, cosa avete fatto, contro chi avete giocato. Parla il capitano in carica, che è il signor Gianfranco. Gianfri, alta voce. Sì? 51 anni, faccio parte della squadra dei Falchi di Rivo di Collegno e sono il capitano della squadra. Ogni tanto vengo rimproverato. Alza la voce, già. Ogni tanto vengo rimproverato dall'allenatrice. Forse è vera l'allenatrice. Questa è la battuta, è amore. Guarda lì però. Questo è amore comunque. Certo. E quindi sono contento di essere a Rimini perché sono portato tutti gli anni tranne quando è stata la pandemia. Io qua quando qua sto bene, anche perché mi diverto, gioco, poi il pomeriggio la sera si esce, si fa in giro, si mangia qualcosina, si prende un bel gelato magari. E quindi e ieri sera ti sei divertito? Alla cena a Fronte Mare organizzata dalla WISP? È stato bene, è stato di bene. Avevo anche i mega schermi per guardare le partite. Grande, eh? Essenziale. Essenziale è quello. E mi ho mangiato benissimo, mi sono buffato come, mi sono riempito come un tortellino. Hai fatto bene. Una volta dicevo pieno come un uovo, adesso dicevo pieno come un tortellino. Va bene, ti ringrazio. Allora, ecco Angelo. Un altro Angelo. Ciao. Allora, io sono Angelo Ettore De Marzo. Gioco a pallavolo da un anno e mezzo quasi. Sono venuto qua a Rimini l'anno scorso per il campionato e quest'anno sono ritornato perché l'anno scorso mi era piaciuto, mi ero divertito e alla fine era andata tutto bene e spero che continui tutto andare tutto bene. Benissimo, io ti ringrazio tanto. Eccola qua. Buongiorno, io ciao. Sono proprio una new entry, sostituta dell'ultimo minuto, quindi io gli anni scorsi non ci sono stata, però devo dire che è stata una bella esperienza, abbiamo fatto una partita per ora vinta. Grandi. E quindi devo dire che comunque c'è un bello spirito di gruppo. Che è molto importante. È una cosa che unisce parecchio. Infatti è l'unione che fa la forza. L'unione fa la forza, esatto. Perfetto. Esatto. Noi ci siamo impegnati. Insomma, l'ho visto. Un risultato l'abbiamo portato a casa. Grande. Poi vedremo. Eccola, ciao, la nostra veterana. Io sono Ilenia e l'anno scorso giocavo a pallavolo con altri due operatori e sono contenta di essere ritornata di nuovo a giocare e di avere tutta questa splendida squadra e poi due operatori fantastici e niente, sono contenta. Che ruolo fai, Ile? Noi ci spostiamo. Siamo ancora in fase di adeguamento. Di crescita. Benissimo. Diciamo. Ci ruotiamo. Ancora ruotiamo, sì. L'importante è che tu ti metta le ginocchiere, eh? Ce l'ho. Mi ricordo io. Ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao a tutti, io sono Laura, sono nuova, diciamo, di questa rassegna, è il primo anno che vengo, ho preso appunto la squadra dei Falchi l'anno scorso, me la sono un po' cresciuta, io arrivo dalla pallavolo da tanti anni. Bene. Anche se ormai sono un po' vecchietta e non gioco più da un po', però la pallavolo ovviamente è per me nel tuo cuore. Lo sport del cuore, quindi me li sono presi molto volentieri, ho cercato di allenarli duramente, loro a volte mi odiano per questo, però spero che i risultati si vedano e secondo me si vedono perché la crescita c'è stata, sono molto fiera di loro e niente, speriamo che appunto vada sempre tutto in salita e che ci possiamo sempre migliorare di più e noi ci auguriamo anche, soprattutto io mi auguro
che l'anno prossimo ci possiamo presentare un po' più numerosi, perché siamo sempre un po', come dire, un po' pochini, quindi cerchiamo di fare una campagna acquisti quest'anno e magari per arrivare all'anno grandiosa prossimo più numerosi. Ti ringrazio tanto, gentilissima. Eccolo il nostro capitano che però ad oggi, dimmi tutto. Io sono il terzo anno che vengo a Rimini, perché vengo a Rimini, sto divertendo tantissimo. Mi dispiace che quest'anno non riesco a giocare, ma tanto, sono due mesi che sono infortunato. No problem. Devi continuare ad allenarti per migliorare questo problema. Lo so, però non riesco perché quando corro mi dà tanto fastidio. Vabbè, troveremo una soluzione. No, a Torino sto cercando di risolverlo e chiederò a settembre di tornare. A me meno si dice, ma io lo dico uguale. Mi fa tanto piacere comunque vederti qua. E questo è l'importante, con le nuove tue istruttrici. Il nostro esempio. Lo so. Io ti ringrazio tanto. Eccolo! Allora, ciao Giova! 29 anni. E questo è il secondo anno che sono tornato dopo 5 anni a Rimini, ho mollato per 5 anni, poi c'è stato anche il Covid in mezzo. E a me mi piace stare con queste persone di tutte le squadre diverse, perché c'è tanta unione tra di noi, ci piace stare tutti insieme. Poi più che altro fate tante conoscenze. Poi c'è altre persone che ci capiscono, perché come me e altre persone hanno avuto problemi nella vita. Certo. Benissimo. Sono contento di essere tornato dopo 5 anni. Io sono contenta che tu sia qua. Ti ringrazio. Grande Giova. Oh, invece abbiamo questa mia nuova new entry, nostra new entry, che ho il piacere di presentare. Prego. Ciao, sono Deborah. Ciao questo Deborah. Questo è il mio primo anno ai Rimini. Ho iniziato a giocare a pallavolo da settembre 2023. Sono contenta perché comunque è una squadra molto unita. Come ha detto Laura, siamo cresciuti, perché rispetto a settembre-ottobre non riuscivamo neanche a fare tre passaggi, adesso riusciamo, quindi stiamo ingranando. Grande. Senti, te che ruolo ti piace fare in particolare? Vorrebbe schiacciarle tutte. No, sono un po' bassina, quindi ho il libero. Esistono anche pallonetti, eh? Ci stiamo lavorando, ci arriviamo. Brava. No, ma ci arriva schiacciato. Benissimo. Allora, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille. Sempre. E che dire, salutiamo la Wisp. Ciao Wisp, ciao, grazie. Ciao. Grazie di tutto, ciao. Buongiorno ragazzi e benvenuti. Salve. Anche a voi. Grazie. Allora, dunque, vedo un capitano con una bella fascia. Vediamo un po'. Buongiorno, ciao. Il tuo nome? Mattia. Ascolta Mattia, il tuo ruolo si è detto che è? Batto tutta. Il battitore, perfetto. Senti, ma ti piace giocare a pallavolo? Sempre. E sei felice di essere qua? Sì. Ok. Avete giocato prima? Avete vinto o avete perso? Abbiamo perso. Va bene, comunque sì, avete giocato bene, se non sbaglio. Allora, faccio una carrellata, ora così mi dite i vostri nomi, per favore. Ciao. Ciao, Giuseppe. Giuseppe, te giochi? No, non ho giocato. Ok. Ho fatto il fotografo del... Serve anche quello? Sì. Nessun problema. Tu invece? Simone. E il tuo ruolo? Battitore, centrale... Pallavoli e alzatore. Cosa ti piace di fare di più? Tutto. Ah, va bene. Ciao. Ciao, buongiorno. Io sono Claudio, vengo da Parma. Abbiamo appena giocato e ci siamo divertiti. Sembra bello far parte del gruppo della Wisp. E il mio ruolo sarebbe l'alzatore. Ok, ti ringrazio. Ciao.
Andrea, da Parma sempre, insieme ai miei compagni. Sono 30 anni di attività con la nostra associazione, sono tanti anni che lavoriamo con la WISP, da tantissimi anni che lavoriamo in tutta la regione anche a livello nazionale, col calcio, la pallavolo, ma anche lo sci e tante altre uscite che noi facciamo con gli amici della WISP che ci seguono sempre durante tutto l'anno. Io ruolo, il mio è palleggiatore. Perfetto, ti ringrazio tanto. La signora? Raffaella, sono la mamma di Mattia e quindi sono nel gruppo, nell'associazione, comunque che accompagno i ragazzi sempre nelle varie manifestazioni. Per me è veramente un'emozione. Parte della mia vita, certo. Un'emozione, un vivere veramente. Che capita che possiamo fare in collaborazione con la di prendere tutte le opportunità che riusciamo ad avere. Perfetto, la ringrazio, gentilissima. Eccoci. Io sono Massimo, sono stato un po' assente dai campi di gioco. Oggi mi sono molto divertito e sentito ancora quella adrenalina della competition che mi ha un po' anche alterato, devo dire, in certi momenti, soprattutto perché ci hanno fischiato dei falli di battuta sulla riga, no? Che, insomma, quelli purtroppo sì. Sì, no, che ho condiviso poi con Claudio, e però mentre condividevamo questa cosa qua abbiamo realizzato che attraverso lo sport è importante questa cosa qua della norma, della regola, perché poi nella vita queste cose qua servono, perché poi quando si sta in gruppo bisogna rispettare un po' le regole, perché vale sempre il collettivo prima dell'individuale, no? Per cui mi porto a casa questa cosa qua preziosa. Ti ringrazio. Eccoci, ciao. Ciao, buongiorno, sono Giovanni. Mi piace fare l'alzatore e battere. Ok, senti, ti sei divertito? Sì, mi sono divertito, sì, molto. È la prima esperienza che fate? No, pallavolo altre volte a Bologna, insomma. Mentre questa volta è la prima volta che però venite a Rimini. Esatto. E ti sei divertito, ti stai divertendo per il momento? Molto bene, sì. Le ragazze perfetto. Allora ragazzi, io vi ringrazio di cuore e ci vediamo nei campi e chiaramente anche questa sera. Grazie, grazie mille. Ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi, benvenuti. So che avete fatto un bel viaggio. In mezzo al traffico, però l'importante comunque sia è che comunque siate arrivati. Allora, vorrei parlare con il capitano della squadra, che sarebbe? Elia. Ciao Elia, ciao. Buongiorno, ciao. Senti, è la prima volta che vieni qua? Sì, è la prima volta, però ogni tanto c'è, prima delle vacanze estive, mi sono allenato a pallavolo con il maestro Fabio. I tuoi grandi maestri? Il mio obiettivo è oggi far vincere almeno 24 partite, io ci proverò, e quindi in bocca al lupo, forza Modena! Grande! Ok, allora inizio dalla mia carissima. Mi chiamo Katia. Ciao Katia. E diciamo che vengo già da un po' di tempo qui e non mi ricordo quanto essere 2-3 anni, ma sì. E sono insieme ai miei compagni, oggi mi gira molto la testa, forse non giocherò, però è un po' la stanchezza anche del viaggio. No, ho fatto che ho girato durante il viaggio, ho dormito, non ho dubbi. Ma è il tuo ruolo? Ma direi centrale. Grandiosa. Forza Modena, ragazzi. Grande. Ciao. Ciao, sono Fabio, è la terza edizione che partecipo, sono allenatore della squadra di Modena, il mio ruolo palleggiatore e speriamo di divertirci molto. Importante. Grazie. Ti ringrazio. Ciao. Ciao, sono Marco, sono 2 anni che vengo. E
cerco di divertirmi, e faccio l'altatore e anche andare a muro. Perfetto, quindi ti piacerebbe anche attaccare? Anche attaccare. Ok. Che giriamo sempre. E il ruolo della battuta ti piace? Anche quello della battuta. Quindi sei al completo, attacchi, alzi, muri. Batti, fai le battute, mi sembra che sei al 100%. Ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao, sono Nicole, allenatrice della scuola di Modena. Per me è la prima volta. Benvenuta. E... grazie e niente, mi piacerebbe giocare più come alzatrice. Vediamo quel che succede, esatto, nella partita. Esatto. Ciao. Ciao, io sono Eunice. Sì? Sei venuta ad accompagnare i tuoi amici? Ti piace la pallavolo? Sì. Me lo immaginavo. Bravissima. Ti ringrazio. Ciao. Ciao, sono Patrick. Sono venuto a vedere, però forse non so se dove giocare. Vediamo. È la seconda volta che vengo. Sì, ricordo. E c'è un po' di venire qua lì. Stai bene? Ti diverti? Ah, sì. E il tuo ruolo? Non lo so. Si sceglierà nel mezzo della partita. Va bene? Ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao amica Maria. Sono qua con gli altri e li ho accompagnati. Perfetto. E te cosa faresti? L'accompagnatrice della squadra? Sì. Perfetto. Ti sei divertita ancora? Chiaramente dovrai vedere adesso di giocare i tuoi compagni. Farai il tifo lì, eh? Sì. Perfetto. Questa volta. Grande. Allora ragazzi, io vi ringrazio di cuore. Ragazzi, è il mio 3. Modena. 1, 2, 3. Modena! Buongiorno ragazzi e benvenuti. Salve. Ciao. Ciao. Allora, noto dei visi abbastanza conosciuti. Iniziamo proprio da... eccola. Buongiorno cara. Buongiorno. Ben arrivata. Grazie. Tutto bene? Tutto bene. Com'è andata per ora la partita? Bene, ne abbiamo fatte due, le abbiamo vinte tutte e due. Non ottimo. È la prima volta, del resto la squadra di Soleado è anni che è alla ribalta. Che partecipa soprattutto con le vostre... Sono molto bravi, sono continuativi, si impegnano, c'è un grande impegno settimanale. Bene. Bene, bene. Allora, ora inizio dal nostro capitano. Eccola, ciao, presentati. Ciao, sono Elisa di Lavore, ho fatto capitano nella prima gara. Il tuo ruolo? Nella squadra... Certo. Sono alzo abbastanza. Quindi sei una grande alzatrice. Te la cavi. Sì. Ti ringrazio tanto. A seguire abbiamo. Ciao, sono Gianluca Menini e faccio un po' di tutto. Quindi però... alzi, attacchi. Alzo, attacco e batti. E batto, sì. Perfetto. Tutto fare. È sempre il meglio. Grazie. Ti ringrazio. Ciao. Buongiorno a lei, io sono Domenico Caraviello, sono l'infermiere e sono quello che li cazia. Solo questo faccio. Il mister. Quindi diciamo che te sei anche il mister. Sì, sì, a volte sono anche il mister, va benissimo. Perfetto, ti ringrazio. Ciao. Ciao. Sono Roberto, sono l'educatore e a me piace buttarmi in campo. Quindi... Ricevi. Quindi te saresti ottimo per fare il ruolo del libero. Sì, anche per l'altezza. A prescindere, che ci sono giocatori alti anche bassi che volano, quindi va benissimo. Ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao, io sono Alberto. Benvenuto. E mi piace l'attacco come ruolo. Ti vedo bello, forse. Sì. Perfetto, ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao, io sono Carmelo e alzo le palle agli attaccanti. Ma te la passano bene la palla per alzarla? A volte è un po' male. Capisco, è un ruolo difficile, ma è un ruolo molto importante. Sì. Quindi prosegui, ti ringrazio. No. Ciao! Ciao, io sono Anna, sono l'infermiera del centro di salute mentale di questa squadra
e come ruolo sono alzatrice e difensore. Perfetto, ciao. Ti ringrazio. Prego, grazie a te. Ciao. Ciao, buongiorno, io sono Michele Favata, mi piace tanto le battute, fare tanto le battute, mi vengono bene. Bene, anche te insomma, sì, non è che ti manca la muscolatura, vedo. Perfetto, e la squadra come si chiama? Soleado. Perfetto, ti ringrazio. Oh, ciao. Arriviamo al nostro veterano, uno dei nostri veterani. Sono Ivan Fazzari. Cerco di dare il meglio in campo, anche se a volte faccio qualche cavolata. Come tutti? Come tutti, però del resto si gioca per giocare. Per imparare e migliorare. Migliorare. Ok, perfetto. Ti ringrazio. Ciao. Buongiorno, come ti chiami? Bene, ti stai divertendo? Ti stai divertendo? Vabbè, l'importante è che ti stai divertendo e che comunque sia hai trovato nel tuo gruppo familiarità, amicizia e che comunque sia, credo che a questo punto ti piace proprio la pallavolo. Ti ringrazio. Ciao. Buongiorno, Wisp, io sono Gregorio Motta. Ciao Gregorio. Gioco a pallavolo da circa 3 anni. Sì. Col Soleado, mi piace tanto. Io sono battitore, alzatore. Diciamo che avete dei buoni maestri, perché vi fanno provare tutto. Sì, sì, abbiamo un buon allenatore, siamo una buona squadra, vinciamo dappertutto. Potenza, ti ringrazio tanto. Prego. Bene, ho aspettato l'ultimo, perché chiaramente oggi l'abbiamo fatto, oltre che giocare, anche arbitrare il nostro arbitro, Gio. Ciao, sono Giovanni, sono arbitro e giocatore di una squadra di Moncalieri Soleado. Sono battitore, schiacciatore, alzatore, mi piace questo gioco. Ti piace giocare a pallavolo? Sì. Anche perché insomma l'altezza ce l'hai, non ti manca, presumo che tu alzi un braccio e chiaramente sei già dall'altra parte, perfetto. Ti sei divertito? Sì, molto. Hai arbitrato, ho visto? Sì. Allora ragazzi, io vi ringrazio tanto. E mi ricordate per favore quanti anni è che venite qua? Nel 2002. Me lo può ripetere per favore? Sì, vabbè, 2002 abbiamo iniziato con l'ASPI e poi siamo passati alla WISP. Almeno dal 2003. Dal 2003, sì, quindi stiamo parlando di tanti anni. 21 anni. Sì. Questa è storia. Siamo invecchiati con è storia, sì. Questa è veramente... Io vado in pensione. Siamo invecchiati con la WISP. Infatti il nostro presidente... Passo il bastone al mister. Ci saluta. Ai mister qua. Io vi ringrazio di cuore. Prego. E ci vediamo più tardi. Grazie mille. Ciao ragazzi.